Beat è sicuramente la manifestazione più importante che abbiamo nel nostro paese a livello turistico, ricettivo, alberghiero, sia per i territori che anche per noi che ospitiamo questo evento grandissimo che è l'Expo. C'è un'attenzione enorme per Expo, sarà un momento importantissimo non soltanto per Milano e la Lombardia ma per tutto il paese. Abbiamo anche consentito di offrire ai visitatori con un'iniziativa del Ministero, con un sito apposito, chiamato, anche se non si è capito, ironicamente Very Bello, ma che ha avuto più di 2,5 milioni di accessi. E abbiamo fatto capire cosa offre l'Italia in quei 6 mesi, tutta l'Italia, sono oltre 1.300 eventi di grande qualità in tutti i settori della cultura, delle mostre, della lirica, della danza, del jazz, delle manifestazioni storiche. È un'offerta culturale che nessun paese al mondo è in grado di offrire, e va dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. Questa è un'occasione straordinaria per il nostro paese, soprattutto per consolidare la strategia di internazionalizzazione sul turismo, sulla produzione, sul Made in Italy, quindi è un'occasione sicuramente straordinaria che le regioni vogliono cogliere, non soltanto qui a Milano ma anche sul proprio territorio. Abbiamo creato dei percorsi sui cluster più significativi dell'economia della nostra regione dal punto di vista turistico e produttivo, per portare direttamente nelle Marche i visitatori che saranno interessati. Dal punto di vista turistico abbiamo studiato i percorsi che riguardano l'ambiente, il territorio, l'agricoltura e l'enogastronomia legati insieme tra di loro, per farne un esempio di qualità della vita e quindi anche di longevità. Noi declineremo molto il tema della longevità, siccome le Marche sono la regione con la più alta speranza di vita d'Europa, e questo è legato alla qualità ambientale e anche alla qualità della nutrizione. Punteremo molto su questo elemento.